Allora, eccoci qua. Oggi ci è venuto a trovare davvero Pipisello Marco Morando, è un tecnico 2XU che è un marchio nuovo che stiamo inserendo qua in negozio. Allora, buongiorno Marco, innanzitutto dici che cos'è 2XU? Buongiorno a tutti, è un marchio australiano, è leader a livello mondiale per il triathlon, è un marchio che cerca di curare il più possibile il contesto tecnico e funzionale. Vi voglio presentare questa maglia specifica, è una maglia compression. Abbiamo studiato questo tipo di tessuto qui per quanto riguarda la funzionalità e il recupero attivo. La parte più importante di questi capi... Quindi non è una maglia da mettere dopo, ma è una maglia da mettere mentre si fa l'attività fisica. Esatto, okay. esatto. E nello specifico, nel capo superiore, la parte più importante di compressione per avere un richiamo sanguigno corretto è dal polso a poco sopra il gomito. La parte invece centrale, quindi del dorso, è importante che ci sia una compressione perché mantenendo gli erettori spinali in una fase di contrazione, quindi di supporto alla posizione eretta, tende ad avere uno scarico di oltre il 30% a livello energetico e quindi andremo a risparmiare ad avere un'efficienza del gesto atletico superiore alla media. Allora, quella che tu hai in mano, la versione diciamo, quella che potremmo definire all season, poi esiste anche una versione più termica, fondamentalmente fatta su misura per l'inverno. Esatto, giusto? Esatto, con leggermente un peso un po' più pesante, difatti questo qui è un 50 denari di compressione, mentre il capo invernale avremo una compressione maggiore da 70 denari. Okay. Questo per il fatto appunto perché è necessario ad avere essendo il tessuto leggermente un po' più pesante, andremo ad avere una compressione maggiore. Meno male che non sono 30 denari, perché sennò si tradirebbe la fiducia del cliente. Ok. Facci vedere anche il pantalone che inseriremo qua in negozio. Il pantalone che vi voglio far vedere, ecco, questo è un pantalone a 70 denari, una versione. La versione invernale, qui non possiamo riuscire a vedere bene il contrasto del colore, praticamente la parte anteriore dovrebbe essere la parte minore di compressione perché non ha bisogno di un supporto così forte, mentre la parte posteriore del capo avrà un supporto maggiore tra il gluteo, i femorali e il polpaccio. Ok? E questo capo qui può essere portato sia in una fase attivo sia in una fase di recupero. In entrambi i casi c'è una funzionalità eccellente, la durata di questo prodotto qui è molto lunga se curato nel modo appropriato. Ad esempio per il lavaggio? Ad esempio il lavaggio di acqua fredda o a temperatura 30 gradi, mai metterlo sopra una fonte di calore e avere l'accortezza ogni volta che viene utilizzato il capo di lavarlo. Facci vedere anche le meravigliose calze a compressione che mi hai fatto provare prima. Il calzino, ce ne sono un'infinità di calzini. Calzino è un termine che non rende l'idea. Calzettone, calzettone okay. Sportivo, okay. Ce ne sono un'infinità di questo genere qui. La funzionalità e la particolarità di questo calzettone qui sportivo sta sul fatto che dalla punta dei piedi fino alla fine del calzettone del collo, ok, va ad avere una compressione graduata. Per cui si va a sfruttare appieno il pompaggio del sangue durante la rullata, durante il passaggio, il passo stesso dell'atleta. Questo può essere utilizzato sia in una fase di recupero sia in una fase attiva. È molto importante che ci sia una sorta di compressione graduata, perché nel momento in cui nella flessione del collo, del piede, se ci fosse una compressione troppo elevata, andrebbe a fare un effetto emostatico e quindi andrebbe a compromettere la circolazione del sangue in modo corretto. Perfetto, ringraziamo Marco, ovviamente. Grazie. Sono a disposizione poi per ulteriori chiarimenti anche per questo nuovo marchio che è sbarcato da Verde Pisello. Grazie e alla prossima. Ciao.